Music, amici telespettatori. La luce crede di viaggiare più veloce di tutto, ma si sbaglia. Per quanto sia veloce, la luce scopre sempre che il buio è arrivato prima di lei e l'aspetta. Così scriveva Terry Pratchett: la luce è il buio, il giorno è la notte, il bagliore è la tenebra, il buio. Un giorno il signor Brian Hugh Warner decise di essere quell'opposto vivente, la contraddizione in un solo corpo, e divenne Marilyn Manson. Nice to meet you. Benvenuto. Marilyn Manson. Thank you. Grazie. Your people. Your people. My people. Our people. Our people. Ognuno c'ha i people suoi. Che the deve beautiful fare? People. The beautiful people. Allora, il look, il tuo look, è una maschera che ti nasconde o è uno specchio di verità? Well, when I was Brian Hugh Warner, I didn't like. Quando ero Brian Hugh Warner, non mi piacevo. So right now I'm not being someone who I'm not. Adesso non sono qualcuno che non sono. Ho deciso di essere qualcuno diverso da quello che ero prima, diventando Marilyn Manson. Ho letto una tua bellissima intervista su Rolling Stone a cura di Emiliano Colasanti, una intervista che vorrei approfondire. Come tu sai, l'Italia è un paese di romantici, è il paese dell'amore, il paese dei santi. Mi ha colpito che tu volessi far uscire il tuo ultimo disco, Heaven Upside Down, il giorno di San Valentino. Perché secondo te è un giorno tragico? Perché è un giorno tragico il giorno di San Valentino? I'm not really sure. I think maybe when I was in, non sono certo, probabilmente quando ero molto piccolo, vedevo che c'erano molti bambini con queste carte di San Valentino. Ero un bambino e frequentavo una scuola cristiana. Ma in realtà non so perché sia nato questo sentimento. Credo che il mio giorno preferito sia il 15 febbraio, perché il 15 è il mio numero preferito. Ci sono molte persone in America che non vedono Roma e l'Italia nel modo in cui le vedo io. Le considerano dei luoghi che rappresentano semplicemente la religione. Secondo me invece rappresentano anche l'arte. Io sono anch'io un artista, sono una persona romantica. Adoro Fellini. Ad esempio, questo è il luogo in cui Fellini ha fatto la sua arte. Per me è un grande regista, un grande autore. Heaven Upside Down aveva un altro titolo in partenza, che era Say Ten. Say di ten, 10, che però letto in inglese è Say Ten, cioè Satana. L'hai cambiato, yes, poi? Yes. Well, I get very impulsive, like a child. Sono stato molto impulsivo, proprio come un bambino. And at the time the record was not quite finished, but I wanted to. E quando stavo per ultimare il disco prima di San Valentino, the illness of my father. È successo qualcosa che non potevo prevedere. Mio padre si è ammalato. In some way, I think my father's death. Quindi in un certo senso credo che la morte di mio padre mi abbia permesso di scrivere la canzone Heaven Upside Down. Non era completata, era stato scritto il testo, non era ancora una canzone con la musica, e poi sono riuscito a terminarla, anche se non sono mai riuscito a suonarla per mio padre, e ho pensato che questo potesse descrivere l'album nella sua interezza.
You look at the sky, Heaven Upside Down è importante perché tu guardi il cielo, guardi le costellazioni, ma puoi guardare anche il buio che le circonda, non solo la luce, puoi guardare lo spazio negativo. Dipende quindi dalla prospettiva, il negativo, il positivo. Il tuo personaggio è un personaggio volutamente disturbante, un personaggio volutamente caotico, no? Tu sei l'uragano. Eppure oggi la gente ti avvicina per fare una foto e se ne va. Che cos'è? Una sconfitta. I appreciate meeting people. Ma mi fa sempre molto piacere incontrare delle persone. Always to meet someone, you know, in a brief circumstance. È difficile, soprattutto quando ci si ferma per poco tempo, incontrare e conoscere delle persone. A person and a persona. Però io sono una persona e un personaggio. A person and a persona, ci sono poche lettere di differenza. C'è una differenza però quando sono sul palco e quando sono fuori dal palco. Quando sono sul palco canto per delle persone che non ho mai incontrato. Quando sono fuori dal palco posso parlare invece con persone che già conosco. Questa è la differenza. Ma forse sono terribile fuori dal palco, sul palco no. I just prefer good times, ma preferisco momenti buoni, momenti cattivi, e un andamento su e giù, mai una situazione piatta. È molto più divertente. È molto più divertente. Altrimenti ci si annoia. Certo. No flat. Per questo io sono l'Hurricane Brian. Io sono l'Hurricane Manson, l'uragano Manson. I'm a tropical depression. So che ti è piaciuta tantissimo la serie The Young Pope di Paolo Sorrentino. È vero? Yes. Oh, yes, dici che hai trovato in questa serie grandi affinità con la tua America. In che senso? Well, I thought it was maybe making a commentary. Ho pensato che in un certo senso esprimesse dei commenti sulla politica americana. Adoro Jude Law e credo che lì sia veramente molto bello. And I thought that ho pensato che non ci fosse molta nudità, ma diciamo che questa cosa l'ho perdonata. But I know I really like the show because it's, ma mi è piaciuta molto quella serie, sì. It was seeing things maybe from, perché secondo me analizzava le cose forse da un'altra prospettiva, non so in che modo l'avete percepita voi, ma da parte mia come americano mi sono fortemente identificato con quella serie, perché io sono andato una volta in Vaticano e sono stato praticamente aggredito. È stato veramente sgradevole, brutto. Era una donna grassa, è brutto dirlo, ma non era magra per niente. E lei mi ha detto, vattene qui, da qui immediatamente. Io volevo comprare qualcosa con l'effigie del Papa e poi sono andato dal McDonald's. Ma ho pensato che sia stata veramente molto sgradevole quella signora. Negli ultimi concerti tenuti in Italia, lui è stato arrestato con l'accusa di oscenità. Però, aspetta, il rapporto della polizia diceva esattamente questo, che durante lo spettacolo avevi estratto i genitali, momento... Che questo è niente. E li aveva tirati al pubblico. Ora, io personalmente credo sia molto difficile da fare, cioè, onestamente, anche perché poi lo fa una volta sola, dopo vatti a ripiare. Quello. Cioè, tu che. You can check. Certo, lo so. Puoi controllare, No. No, no, ti ringrazio. No. No, it was. È strana questa cosa. It was very similar to in America. È successo anche in America. In America spesso i politici utilizzano dei bersagli facili, come me, perché io sono un bersaglio semplice, chiaramente. Perché io vengo definito come l'Antichrist superstar, la superstar anticristo. E quindi spesso i politici usano dei pretesti stupidi soltanto al loro vantaggio come politici. Feel safe. My genitals are here. Tutti sanno, potete stare tranquilli, i miei genitali sono qui al loro posto, non vi preoccupate, certo. Non li tirerò contro di voi. Eh no!
No, non conviene. No. Cioè, sinceramente. I need them. Parte che, no, ho bisogno, sì, bisogno di loro. Bisogno. I need this, I need them. Fa malissimo. I need this. No, ho bisogno ancora dei miei genitali. Non so come si possa fare. Certo. Buona signora, no, ha detto che non li tira, signora. Stia serena. Non li tira. Una signora ingorda. No, non lo farò, tranquilli, non lo farò. Ok. Peraltro, so che fai delle strane collezioni. Cestini di metallo per il pranzo e hai un santuario di protesi mediche ricco di arti artificiali e occhi di vetro. Ma cose tipo conchiglie, figurine. Shells? Conchiglie? Ma che ne so, una cosa... Ma hai veramente questa roba qui? I do, yes. Sì, sì, ho veramente quelle cose lì, sì. Because comic books are boring. Perché i fumetti sono noiosi. Mi piacciono i film. Ma sono io un fumetto, io posso essere un fumetto. I'm your favorite comic book. Io sono il tuo fumetto preferito. Stuck together. Ma le pagine sono tutte incollate insieme. Lo so, succedeva anche a me da ragazzo. La... Che cosa... Che cosa c'è? Hai altri collezionisti con cui fai degli scambi? Di protesi? Di cose? Capita? I traded my breasts. Ho scambiato il mio seno, indossato a Mechanical Animals. They were fantasy breasts. Era una cosa di fantasia. Not real. Non era chiaramente nulla di reale. Tutto finto. Certo. Tutto finto. To Johnny Depp. E l'ho dato a Johnny Depp. Oh. And he gave me his wig. E lui mi ha dato la sua parrucca dal film Blow. Io ho la dentiera de nonno, che ci posso fare? Di cosa mi... Ma comunque, so che sulla mano hai... tatuato il sigillo di Lucifero, questo qua. Che cosa rappresenta? Well, of course it's the first fallen angel, the rebel. Naturalmente il primo angelo caduto all'inferno. Also, if anybody has to be the fallen angel rebel. Forse tutti potremmo essere l'angelo ribelle caduto e salvare il mondo adesso. E forse se c'è uno che può farlo sono io. Prego, Mr. Manson, è il momento di esibirsi. Prego. Che poi, a pensarci bene su quello che ha appena detto, è curioso. Siamo sempre alla ricerca di qualcuno che salvi questo mondo. Chi vuole che venga salvato, chi vorrebbe venisse salvato dal basso, chi vorrebbe venisse salvato dall'alto. Però a pensarci bene, noi in mezzo non famo mai niente però, E se lo facessimo noi invece provare a salvare questo mondo, magari, cercando una cooperazione di coscienze. Allora, mamma. Tutto pronto? Tutto pronto. Il brano che state per ascoltare è un brano che arriva proprio stranamente e tristemente a fagiolo in questa epoca, un brano che parla di gente che viene abusata, di gente che abusa e di gente che vuole essere abusata. C'è una febbrile attesa per l'interpretazione che ora ci regalerà Marilyn Manson di questo splendido brano originario degli Eurythmics, che è Sweet Dreams. Ma io prima volevo fare un esperimento, a little experiment, because la traduttrice non c'è più, so now you have to understand me with my English. Ok. Wanna get you alone. Può essere, dico, però you are the devil, the bad, ok. In Italia tu sei quello cattivo, in Italia c'è il cantante più buono del mondo. Cantante più buono, the most buon cantante. Buon cantant, singer.
Singer, sì, state zitti, Singer. Ok. Cunt. Ok. Cunt. Yes. Cunt. Può essere, sempre lui. Cantatato. Bravo. Cantatato. Volevo fare una foto insieme, così c'era il buono, il brutto e il cattivo. Gianni, Gianni, vieni. Vieni, vieni. Che tu sei social, vieni. Questo è sincretismo musicale. Wanna get you alone. Wanna get you alone. Nice to meet you. Facciamo la foto. Che play guitar. La macchina ce l'hai? Yes, yeah. Yes, yes. Ok. Selfie. Selfie, yeah. When yeah. I get you alone, you're not gonna like it. No, sì, no, gli piace, ma deve fare la foto. John Wick too? Ma che sta succedendo? Ok, tieni, guarda che tripletta. Grazie Gianni. Perfetto. So big damage. Don't worry about it. Don't worry about it. Yeah. Yeah, yeah. Ok. Allora, un piccolo intermezzo di umane e reciproche volontà. Marilyn Manson, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to yell, yell. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. And some of them want to be a yellow. Yeah, yeah. Oh, moving on, moving on, moving on, moving on, moving on. Keep your head up, moving on. I'm moving on. Marilyn Manson. Fantastic. Thank you. Yeah, great. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Marilyn Manson.
A tra poco con Music.